La ragazza pigra. C'erano una volta un padre e le sue due giovani figlie che vivevano insieme in un paese molto lontano. Una delle due ragazze era molto diligente e l'altra invece era molto pigra. Sorella, puoi aiutarmi un po'? Sono molto stanca. Oh no! Non mi sembra assolutamente il caso. Hai quasi finito e non vale la pena che mi sporchi le mani anch'io. Il loro vecchio padre era un grande lavoratore e a fine giornata era spesso esausto. La sera mangiavano insieme l'unico pasto che potevano permettersi, una zuppa con del pane secco. Una sera il buon uomo disse: «Mie care figliole, voi sapete bene che vi amo moltissimo. Ma stavo pensando, ormai siete entrambe adulte ed è tempo che vi prendiate le vostre responsabilità. È ora che tutte e due troviate un buon lavoro». «Hai ragione, papà. Mi troverò un lavoro al più presto». «E tu invece, figlia mia?» «Mia sorella fa bene a cercare un lavoro perché, sai, lei è portata. Io mi prenderò cura della casa, papà». Il vecchio rimase abbastanza soddisfatto. Il giorno dopo, la ragazza diligente uscì subito di casa per andare in cerca di un lavoro. «Mia cara figlia, ti do un consiglio. Non rifiutare mai un aiuto a chi te lo chiede. Sii sempre gentile e ama il tuo lavoro. Svolgi i compiti che ti saranno affidati al meglio delle tue capacità». «Grazie, papà. Non dimenticherò mai i tuoi consigli». «Ciao, tesoro mio. A presto». Così la figlia diligente partì, mentre la figlia pigra, che si era impegnata a occuparsi delle faccende domestiche, non faceva mai niente e con il passare dei giorni la casa diventava sempre più disordinata e sporca. La ragazza diligente camminò per diversi giorni, ma non riuscì a trovare nessuno per cui lavorare. Dopo un po', la giovane notò un albero con rami secchi e radici quasi senza acqua. «Salve, giovane! Puoi togliermi qualche ramo secco e dare un po' d'acqua alle mie radici?» La ragazza diligente si mise di buon cuore a togliere i rami secchi dall'albero, fino a farsi male alle mani. Poi annaffiò le radici con l'acqua della sua borraccia. «Grazie, sei molto gentile. Ma ora tu come farai senza avere più acqua?» «Non preoccuparti, ne avevi bisogno e io sono contenta di averti aiutato. Mi rimetto in cammino e ne troverò altra». La ragazza diligente riprese la sua strada. Dopo un po' si trovò di fronte a un focolare che aveva delle parti rotte e incrinate. «Ehi, bella fanciulla, puoi fare qualcosa per ripararmi o farmi stare meglio?» La ragazza diligente prese un po' di fango dal terreno e riparò tutte le crepe del focolare. «Grazie, ragazzina! Ma per aiutarmi ti sei sporcata tutta, come farai?» «Non ha nessuna importanza! Tu avevi bisogno del mio aiuto e io ti ho aiutato!» La ragazza diligente si lasciò alle spalle il focolare come nuovo e proseguì per la sua strada. Dopo un po', le apparve di fronte un adorabile agnellino. Ma il povero animaletto era nero come il carbone dalla testa ai piedi. «Ciao! Scusa, senza volerlo mi sono trovato a rotolare nella cenere e mi sono sporcato. Mi aiuteresti a lavarmi con l'acqua del lago?» La ragazza diligente si mise sulla riva del lago e pulì l'agnellino fino a farlo tornare bianco e morbido come prima. «Grazie! Ma adesso i tuoi vestiti sono zuppi!» «Non importa, avevi bisogno e ti ho aiutato. E poi io ero sporca e adesso sono pulita!» La ragazza diligente continuò per la sua strada. Si fece buio e, a un certo punto, si imbatté in una casa meravigliosa. «Oh!» Dove vivevano 7 fate. La ragazza diligente entrò. «Oh, salve! Scusate se ho osato entrare senza il permesso. Sono una giovane ragazza in cerca di lavoro.
Puoi lavorare qui se vuoi, ragazzina. Ci sono 7 camere nella nostra casa. Tu ne pulirai 6 tutti i giorni, ma non dovrai mai entrare nella 7ª. La ragazza diligente accettò il lavoro. Per un anno intero pulì con cura le 6 stanze ogni giorno, come le avevano chiesto le fate, senza entrare mai nella 7ª. Quando ritenne di avere abbastanza soldi, chiese alle fate il permesso di tornare a casa. Certo che puoi tornare a casa, ma dimmi, come sei riuscita a mantenere l'impegno di non entrare mai nella 7ª stanza? Mio padre un giorno mi disse che, una volta accettato il lavoro, dovevo occuparmi di farlo al meglio. Mi avete chiesto di pulire solo 6 stanze e di questo mi sono occupata. Ho fatto quello che mi avete chiesto. Noi vorremmo premiarti per essere stata così onesta e intelligente. Presto, vieni con noi! Le fate chiesero alla giovane di entrare nella 7ª stanza. La porta si aprì e apparvero 2 montagne di monete d'oro ed argento. Ora rotolati in queste monete e tutte quelle che ti rimarranno attaccate saranno tue. La ragazza diligente rotolò a destra e a sinistra sulle monete. Con le monete che rimasero attaccate, brillava come una stella. E così la ragazza diligente lasciò le fate per tornare a casa. Lungo la strada incontrò l'agnello che aveva lavato. Era tutto coperto di perle preziose. Non ti ho mai dimenticato, sai? Prendi tutte le perle che vuoi! La ragazza diligente ringraziò l'agnellino e si coprì le braccia e il collo di perle. Poi continuò la sua strada. E fu così che rivide il focolare che aveva riparato. Non ho dimenticato l'aiuto che hai saputo darmi. Prendi il mio pane caldo e tutti i dolci che vuoi sono tuoi! La ragazza diligente mangiò il pane che il focolare le aveva offerto e ne prese un po' da portare a casa. Poi riprese il cammino. Un po' più avanti vide l'albero. I suoi rami erano coperti di frutta. Vieni, ragazzina, non mi sono dimenticato di te. Prendi tutto il succo di frutta che vuoi, è tuo! La ragazza diligente ringraziò l'albero e riprese la strada di ritorno. Grazie mille! Oh, che bello! Finalmente a casa! Il padre e la sorella le andarono incontro sulla porta. Lei mostrò subito il suo sacchetto che era pieno di oro e gioielli. La sorella pigra, quando vide che la giovane diligente era diventata così ricca, provò molta invidia. Ma guarda quante monete! Devo trovare anch'io una famiglia ricca per cui lavorare. Se mia sorella è riuscita a ottenere tanta ricchezza, io ne avrò di più! Così la ragazza pigra disse a suo padre che sarebbe partita per cercare lavoro. D'accordo, figlia mia, ma come farai a lavorare fuori se non sei mai stata capace di fare niente neanche a casa? La ragazza se ne andò noncurante prima che suo padre avesse finito il suo discorso. Camminò giorno e notte, fino a quando si imbatté in un albero con i rami secchi, che le chiese un po' di aiuto. Ciao, giovane! Potresti aiutarmi a... Non posso occuparmi di te sotto questo sole e poi rischierai di spettinarmi tutta. Ciao, ciao! La ragazza pigra proseguì e, dopo un po', incontrò un focolare incrinato e rotto che le chiese aiuto. Scusa, ma non posso di certo sporcarmi le mani per te e poi rischierai di rovinarmi lo smalto. Ciao, ciao! Fu così che si rifiutò di aiutare il focolare. Un po' più avanti si imbatté in un agnellino sporco, nero come il carbone, che le chiese di aiutarlo a fare il bagno. Che schifo! Mamma mia, come sei ridotto! Togliti di mezzo! Si mise addirittura a correre per allontanarsi dall'agnello. Che agnello fannullone! Non sa nemmeno lavarsi da solo!
Presto la ragazza pigra si imbatté in una casa enorme. La ragazza pigra ne approfittò e chiese lavoro alle 7 fate, che erano le proprietarie della casa. La fata maggiore le chiese di restare per un anno e di pulire solo 6 stanze. «Mi raccomando, ricordati, non dovrai mai entrare nella 7ª stanza!» La ragazza pigra, per 6 mesi, diede una pulitina alle stanze cercando di fare meno possibile. Fino a quando un giorno cedette alla curiosità ed entrò nella 7ª stanza. Ma invece di monete d'oro ed argento, vi trovò api e pipistrelli. Le api le si scaraventarono addosso e la punsero dappertutto. Era tutta dolorante. Allora uscì dal palazzo immediatamente e si mise a correre verso casa sua. A un certo punto vide l'agnello a cui aveva rifiutato il suo aiuto. Era ricoperto di perle. La ragazza voleva prenderne un po', ma l'agnello scappò lontano da lei. La ragazza continuò a camminare fino a quando si sentì molto stanca. In quel momento vide il focolare al quale aveva rifiutato il suo aiuto. Sul focolare c'era del bellissimo pane appena sfornato. Quando la ragazza si avvicinò per prenderne un po', la fiamma del focolare si alzò e lei si bruciò le mani. Allora si mise a correre e, dopo un po', incontrò l'albero al quale aveva rifiutato il suo aiuto. I rami dell'albero erano colmi di frutta. Mentre la ragazza pigra cercava di raccogliere un po' d'uva, l'albero si era inclinato dalla parte opposta. Lei allora era corsa da quella parte, ma l'albero si era inclinato di nuovo nella direzione contraria. Stanca di correre da una parte all'altra, la ragazza pigra alla fine rinunciò alla frutta. Camminò senza sosta per 2 giorni interi e finalmente arrivò a casa. Il padre e la sorella, quando la videro arrivare ferita e tutta sporca, rimasero molto sorpresi. Lei allora raccontò tutto quello che le era capitato. «Oh, povera me, non potete immaginare quanto dolore! Sento male dappertutto!» «Mia cara sorella, ora capisci quanto sia importante imparare a lavorare sodo!» «Ricorda, figliola, in questa vita, se sei onesta e laboriosa, prima o poi sarai ricompensata!» Da quel giorno, la ragazza pigra non fu più tanto oziosa. Le 2 sorelle lavoravano insieme di comune accordo e furono ripagate dal bene che regnò sulla loro famiglia. Da allora in poi, i 3 trascorsero giorni felici, produttivi e in grande armonia. C'era una volta, quando l'estate era ancora in fiore, e tutti gli animali della foresta, gli uccelli e gli insetti, si godevano le belle giornate di sole, senza nessuna preoccupazione per il cibo. Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero. «Ma che bella giornata! La 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 la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene!» Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica
le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi. A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle, ma come lavorano? Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi. Ti stai trasferendo da qualche parte? No. Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo. No. Beh, allora si può sapere cosa stai facendo? Stiamo portando il cibo nella nostra tana. Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati. Stiamo facendo le scorte per l'inverno. Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio. Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo? Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti. Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno? Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto. Perché preoccuparsi? La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere. Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena? Io canto e suono. Sono un artista. Non posso fare lavori simili. Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme. Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi. La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada. Mi pare proprio uno sforzo inutile. La cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino. Ma che bella giornata, la 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 la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La 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 la. Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo. La 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 la. Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio! Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò. Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta. Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo. Un mattino le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni, era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate. Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice. In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare. Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto. Così
si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò. C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore! Chi è? Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste. Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare. La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese. Che cosa succede? Chi chiede aiuto? Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto. Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato. La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica. Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace. Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione. La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche e si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé. Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro. Posso chiederti un favore? Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi. Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali. Hee